Allora ragazzi, prima di iniziare il video volevo semplicemente avvisarvi che quest'oggi alle 13:30 era già uscito un video che, qualora vi foste persi, vi lascio il link in descrizione perché è un grandissimo, forse un grandissimo ritorno su Clash of Clans. Quindi ragazzi, se vi siete persi il primo video del giorno che appunto trattava di Clash of Clans dopo tanto tempo, vi lascio il link in descrizione. Ovviamente guardatevi anche questo video fino alla fine perché è una trollata su Clash Royale secondo me epica, quindi mi raccomando guardatelo fino alla fine e lasciate un bel mi piace. E appunto, qualora vi interessasse Clash of Clans anche sul mio canale trovate il link in descrizione del grande forse rinizio di Gigi su Clash of Clans. E niente, buona visione. Allora ragazzi, voi non siete pronti a vedere quello che vi sto per far partire, ragazzi. Voi non siete assolutamente pronti. Intanto siamo tornati qui con le troll su Clash Royale 2 vs 2 insieme a ZeneSG. Ciao. E ragazzi, allora lo vedete questo deck qui? Un deck di sole strutture che abbiamo provato ad utilizzare 4.9, è un qualcosa di impossibile andarlo ad utilizzare, Però, però è nel per successo due. l'incredibile. Cioè, tutta la partita andiamo praticamente veramente a soffrire perché comunque loro c'hanno i barbari scelti, c'hanno il domatore, la razzo, quindi ci venivano a prendere le strutture e va bene. Ora ve lo velocizzo fine supplementari perché fine supplementari è sciapa come partita. Fine supplementari è sciapa come partita. Che poi Però c'è da dire che noi non ci aspettavamo per niente di vincere, poi è successa esatto. una cosa No, ma adesso veramente tanto lo vedranno come è andata a particolarissima. finire. Sì, infatti sto guardando anche io il replay. Ma raga, cioè, io vi dico solo che se fosse stato in live succedeva il panico. Fosse Sì, stato in live succedeva adesso ci il panico riproviamo e cerchiamo di rifarlo. perché raga, vi dico solo che non stavamo registrando, stavamo facendo le prove e ci siamo messi a urlare e non stavamo registrando, quindi pensate se stavamo registrando il panico. Ok, sono iniziati i supplementari. Loro volevano iniziare con la razzo, come avete appena visto, sulla nostra torre di sinistra perché era quella più danneggiata per farla fuori, no? Perché avevano capito che non riuscivano proprio ad attaccarci, perché con tutte le strutture che andavamo a giocare, loro non riuscivano ad attaccarci. Allora noi continuavamo a difenderci, stavamo dicendo vabbè, tanto finisce in pareggio, tanto non riusciamo più ad attaccare, proviamo a giocare gli archi X e tutte belle cose. Il problema qual era? Il problema è che loro non facevano in tempo a giocare la razzo perché dovevano difendersi. Nel momento in cui Sì. loro dovevano giocare la razzo, sprecavano 6 di elisir e non potevano più difendersi da tutte le nostre strutture. Perché, raga, cioè, guardate, fornace, sì, gang, scusatemi, goblin lancieri, l'arco X che ti viene a colpire, il mortaio che è giocato da dietro è devastante. Un po' di cose che, insomma, andavano a rompere. Però, allora, mo adesso, prima che arriviamo alla fine, vi ricordo di lasciare un bel mi piace. Mi raccomando, cerchiamo di arrivare almeno a 7.000 like per un prossimo troll. E poi perché, ragazzi, solo questo replay meriterebbe, non so, milioni di like. Solo questo replay. E adesso capirete il perché. Intanto, il link del cane Zen lo trovate sotto in descrizione. E qui in alto a destra trovate tutti i video che abbiamo già fatto sulle troll, che erano 2 settimane che non uscivano perché l'altra settimana non siamo riusciti a registrare, 2 settimane fa non siamo riusciti a registrarli. Quindi, se vi siete persi tutti gli episodi precedenti di queste troll, le trovate qui in alto a destra nelle schede. Comunque, io non so tu come sei messo con il replay, ma Io io mi sono a un minuto e sto. 40. Ok, no, io sto un po' più avanti. Ci siamo quasi. Ok, Ragazzi. ragazzi, vedete quel mortaio che l'ho appena messo io, vicino al Farà fiume. la strage, ragazzi. Solo quel mortaio farà tutta la torre. Tutta da solo. Farà tutta la torre da Esatto. solo. Allora, intanto ci sono i barbari di quella capanna che spawnano e vanno a far danno. Ok, e c'è quel mortaio che colpisce le truppe e vanno sull'arco X. Ma poi punta l'altra torre. Noi non ce ne eravamo per niente accorti. Non ce ne eravamo per niente accorti. Ce ne siamo accorti adesso che stava a 88 di vita. Ci siamo messi a urlare come dire no, non ci crediamo. E gli ha fatto fuori la torre. Cioè, noi Che tutta poi la io quella partita campana dei barbari l'ho giocata a caso perché non c'era più spazio, era stata la prima carta che ho buttato lì, Ma invece anche si è io. rivelata la giocata assurda. Ma Cioè. anche io il mortaio, ragazzi, l'ho piazzato lì perché non c'era più spazio nel campo. Sì. E qui. E quindi ho detto, ma vabbè, giochiamolo lì per difendere. Ma io l'ho giocato per difendere l'arco X, perché comunque noi volevamo attaccare con l'arco X e difenderci con la fornace e il mortaio e tutte queste cose qui. Però, vabbè, comunque, andiamola a fare in live e Vai. speriamo in qualcosa di buono. Vai, ah, già l'hai lanciata? Ok, Sì. perfetto. Aspetta, ma io Ok. spero di avere il deck giusto. Sì, ce l'ho giusto. Sì, io Sì. pure. Intanto siamo capitati contro Lolo Allora. 4 e Romo 96. No. Perfetto. La La veleno è la peggio carta che potevamo incontrare. veleno e fireball è un po' un counter. Qua non so se ce la facciamo. Allora, io direi Allora. Ok. di. L'arco X bravo in difesa. Vai, vado io. Adesso l'arco X ci aiuta un casino.
Oh, ma tutto c'hanno. Tutto. Che cos'è? Veleno, fireball, gelo. Contro questi qua non possiamo fare nulla. Eh no, lì ci fa la torre praticamente. Vabbè, aspettiamo, porta... aspettiamo il per due. No, ce la fa proprio. Sì, 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 no, la torre ce l'ha presa. Però ma noi prima abbiamo vinto 1-0, non tipo 2-1, quindi noi non ce la faremo. Cioè abbiamo solamente un minuto. Noi prima abbiamo vinto perché comunque siamo stati tipo 5 minuti a pensare le cose. È vero, vabbè, noi proviamoci, ormai ci siamo. Oddio. Vai, vabbè, vai, barbari. Adesso vedi che... No, c'è la fulmine, ce la viene a fulmine, prendere. Veleno, fireball, gelo, tutto. Non possiamo fare nulla. Abbiamo trovato un counter del deck più, non lo so. Quanto fa schifo il deck che stiamo usando? Il deck fa... Mamma mia. Vai, vai, vai. No, niente, non possiamo fare nulla. Vai, doppio arco X con dietro il mortaio. Ci sto. Vabbè, l'ha gelato. Vabbè, cosa vogliamo fare? Nulla. Vabbè, cerchiamo di difenderci, non facciamoci fare l'altra torre, per noi è una vincita personale. Non siamo riusciti a non perdere almeno entrambe le torri contro un deck che c'aveva di tutto contro di noi. E sì, quindi ce la prendiamo come vittoria quasi, quindi vai, rilancia subito, andiamo. Vai, ripartiamo. Ok, okay raga, andiamo con la seconda partita sperando di non trovare veleno e roba varia che ci vengono a prendere le strutture. C'è uno fireball, fulmine, tutta roba per venirci a prendere le strutture. Era un po' complicato. Allora, tu c'hai la Francia-Italia questa. Questa è Francia-Italia, io te lo dico. No, non possiamo perdere, Francia-Italia non possiamo perderla. Al massimo pareggiamo, andiamo ai supplementari. No. Vabbè dai, non è... Ma noi abbiamo carte contro cose aeree. Vabbè, Torre Inferno, più o meno. Oddio! No, che cos'è quella Torre Inferno? No, perché l'ho giocata così? Vabbè, però guarda che adesso fa fuori il Baby Dragon e ci sta. Sì. Giusto il moschettiere lì a sinistra. No, gioca l'Arco X in difesa, l'Arco X in difesa, l'Arco X in difesa. Dai! Oddio, vai, bella, bella. Ok, ok, adesso inizia per due. Allora, io faccio così. Io direi di fare così. Vai, vai. Vedi. Allora, qua ce la dobbiamo giocare bene. Io faccio così. Me la sposto di qua, poi. Ok, vedi, fatta fuori. Ok. Ok. Arco X in difesa ancora io. Te gioca le fornaci. Cerchiamo di pareggiarla, cosa facciamo? Non lo so. Perché comunque loro a tronchi a frecce ce ne vuole di tempo. No, ma in 2 minuti non ce la fanno a tronchi a frecce. Vai, io ci provo. Sì. Dai, vai. Guarda. No, lo spiritello del ghiaccio non ci voleva. Oh, dai, adesso possiamo recuperare. Gioca un mortaio ignorante in difesa. Non ce l'ho il mortaio. Io non so cosa fare. Vai. No, vabbè, dai. No. Il problema solo è il drago, però neanche troppo. Guarda, quelli tutti via. Vai. Non lo so. Non è facile. Ma detto, non noi è facile. Basta che la deviamo la mongolfiera, perché non c'ha troppa vita. Poi ci pensano le torri. Quindi con la mongolfiera pareggiamo. Non ci arriverà mai. Pareggiamo per forza, non possiamo vincere. No, a vincere non ci riusciamo. Però, cioè, già che riusciamo a pareggiare tanto, Pensa loro quanto stanno sclerando. Cioè, stanno sclerando 6 minuti loro. Cioè, qua vogliamo fare il bowl del clan. 6 minuti sprecati. Da dove l'hanno tirati fuori? Boh. Ma tanto c'è la lapide, scialla. Jura, torre bombardiera. Ma guarda come l'avevano fatta fuori la lapide intanto. Se non giocava torre bombardiera. Ecco, ci hanno sfornato. No, ok. 20 secondi, dai, 20 secondi. La cura! No, fate i seri, raga, fate i seri. Cos'è sta roba? No, non ce la fanno. Come fanno in 10 secondi? No, ecco. Mamma mia, raga. Tipo ce l'abbiamo fatta. Mamma mia. Come in bunker proprio, chiusi. Mamma mia, lì il ritorno dei spawn. Vabbè, ma perché ho pianto? Tanto non abbiamo... Vabbè. Quello lei pure lui si è messo a piangere. No, li abbiamo trovati i nostri simili. Ma che dici? No, no, immagini. No, non ci credo. Ma no, no. Aspetta, c'ho io la fornace. No, ce la possiamo fare contro questi. Se ci impegniamo ce la possiamo fare. Ma il problema è che loro c'hanno il deck come il nostro, solo che è serio. Il nostro non è serio. Adesso con le fornaci ci sta. Oh, guarda quelli là i barbari. Ce l'ho fatta. Si sono arresi. Non si sono arresi. Gioca. Giocano questi. Vai. Mamma mia. Guarda la roba. Oddio. Aspetta. Della che gli raccontiamo. Io non ce l'ho la fornace. Ci possiamo difendere volendo. Un minuto. Sì, noi ci difendiamo. Vai. Un minuto, che famo in un minuto?
Oddio, li abbiamo mandati in tilt. Qua bunker peggio di prima e qua bunker peggio di Mamma prima. Mamma mia. Oddio. Oh, adesso dobbiamo proprio camperare peggio di prima. Quattro che su... bunker qua proprio. Oh, 40 secondi, non ce la possono fare. No, ma mi sa che si sono anche arresi, non gioca no, niente. No, non si sono arresi. No, ecco lì, perché loro comunque le loro carte pesano e devono accumulare l'Izir. Cioè, comunque, anche loro sono a 6-7 come noi. Guarda di là i barbari. Stanno giocando. Stanno giocando e come? E mi sa che si sono arresi adesso. No. No. Non si arrendono, vogliono giocare, ci provano. Vai, vai, gioca l'Arco X lì, difendiamoci. Mamma mia, quante carte in campo. Guarda, 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 guarda. Mi sa... No, 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 il barile Goblin si era già... No, vedi, si sono arresi. Si sono arresi, arresi adesso. Arresi. Prima però non si erano guarda arresi. Guarda le strutture che abbiamo in campo. Vai, 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 Torre Inferno lì. Abbiamo fatto la doppia corona, mica me ne ero accorto. Oddio, è vero. Vai, tre stelle. ce l'avremmo fatta. Sto deck è così, raga, neanche te ne accorgi, vai giù di bellezza proprio. Mamma mia, 10.000 like solo per questo. No, raga, fermi ci tutti, sta. Che spettacolo. E niente, raga, siamo riusciti a vincere anche in live. Mamma mia, tanta roba. Cerchiamo di arrivare almeno a 10.000 like perché cioè, parliamone, parliamo. Che deck, signori, che deck. Io vi ricordo che c'è il link qui sotto in descrizione del canale di Zane. Qui in alto a destra troverete tutti i video di questi troll perché trovate le playlist. Quindi mi raccomando, cliccate qui in alto a destra nelle schede. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi anche al mio canale se ancora non l'avete fatto. Per noi è tutto e noi ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao, raga.